Con l'avvocato Alfano ci parla un po' di queste ultime Sì, il evoluzioni. decreto 67 del 2014 prevederà la depenalizzazione dei piccoli reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in particolar modo i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione la cui soglia di punibilità è inferiore a 5 anni. Quindi mi riferisco tutti ai reati di omissione in atto d'ufficio, alla corruzione, alla conduzione, alla concussione per induzione, alla corruzione per induzione, all'omissione di referto. È chiaro che questa depenalizzazione comporterà un emendamento che è stato da poco aggiunto anche per quanto concerne la responsabilità contabile amministrativa, che non ricadrà più sui sindaci in base al nuovo emendamento, ma bensì sui dirigenti. È chiaro che tutti quei delitti commessi al di sotto dei 5 anni sarà una sorta di condono per i piccoli reati commessi dai pubblici ufficiali, soprattutto quelli riguardanti la Meno pubblica difesa per i amministrazione. cittadini, E in effetti. soprattutto, non solo, ma anche ad esempio anche gli omessi contributi previdenziali al di sotto della soglia dei 10.000 euro verrà depenalizzato. È chiaro che cosa è successo? Un giudice di Asti di Taranto ha assolto un imputato in attesa del varo di questo decreto di depenalizzazione, ritenendo addirittura che ci fosse questo vuoto legislativo e che andasse applicata la legge più favorevole all'imputato, che in questo caso, in attesa del decreto di depenalizzazione, anziché sposare la tesi della sospensione del processo, si è optata per la legge più favorevole all'imputato. Va bene, grazie avvocato. Grazie anche a voi.